Allora, cominciamo con il primo argomento d'ordine del giorno, approvazione verbali sedute del 30-11-20, 30-11-20 e 21-12-11. Ci sono osservazioni? Prego. Sì, allora, in merito al verbale numero 49, al penultimo paragrafo, il consigliere Moro ricorda che in occasione della festa del parto, sì, la numero 49 è quella relativa all'interrogazione del gruppo Lega Nord sui rimborsi ai volontari del Forum Famiglia. Allora, il penultimo paragrafo, la mia dichiarazione non era che in occasione della festa al parco è saltato il tavolo tra le associazioni comunali, ma è saltato il tavolo tra le associazioni, il tavolo inter... sì, interistituzionale, è saltato come attività del comune e che serviva a coordinare le varie associazioni per le organizzazioni degli eventi, non in merito alla festa del parco. E poi l'altra cosa che volevo ricordare è che io mi sono lamentata che questa amministrazione comunale non dia la precedenza al Forum Famiglia, io non ho fatto nomi di associazioni, ma ho detto soltanto che sono, come dire, aiutate alcune associazioni rispetto ad altre, non ho fatto nomi, ci terrei a togliere. Poi un'altra osservazione, e in mezzo a questa siamo al quarto round, è quella relativa sempre ai verbali della piscina di Via Pisani. Allora, quella che è stata la nostra dichiarazione scritta non è allegata al verbale numero 41, che era quello da correggere, diciamo, ma non si capisce perché la nostra dichiarazione scritta è allegata al verbale numero 53, che è la presa d'atto della conferenza di servizi per domanda di variante al PRG della ditta Silea Regnani. Qui dentro c'è il consigliere Moro, presenta una dichiarazione scritta che si allega alla presente deliberazione. La nostra dichiarazione scritta è quella, procedura di redazione verbali relativa ai verbali numero 41 e 36, quindi qui c'è un errore da correggere. Quindi è inserita il verbale numero 53. 53, che è quello della conferenza di servizi della Silea Regnani e non al verbale 41. Dichiarazione di voto. Come già ripeto tutte le volte, torniamo a ripetere che ci asteremo dal voto dei verbali e quindi l'astensione, in quanto, come dimostrato per l'ennesima volta, di fatto non riportano esattamente in modo comprensibile quanto avviene all'interno di questo Consiglio Comunale. Del 21-12 delle commissioni, mi astengo in quanto assente. I tuoi voti, chi approva? Tale modifica. Certo, chi si astiene, chi vota contro. Io al consigliere Rizzoli Emanuele di darci l'esito delle votazioni. Allora, sono a favore 12 e 2 astenuti. 1 astenuto, perché per rumore si astenga anche.